al mattino. È un'idea che è venuta a noi per Mattino Volley, visto che a Mattino in questi anni la pallavolo e soprattutto lo sport di squadra femminile non c'era, quindi abbiamo deciso di legare il sociale allo sport. Abbiamo trovato subito porte aperte da parte delle istituzioni della città, e quindi abbiamo pensato di presentare questo progetto in poche parole. Il progetto consiste in un'accademia di pallavolo, che diciamo un po' una novità, perché l'accademia avrà delle chicche di organizzazione, perché avremo due allenatori storici della zona del Salento, e in più ci sarà un ragazzo laureato in scienze motorie, nonché un allenatore, nonché un giocatore di Serie B, che seguirà anche tutta la parte di preparazione e di crescita delle bambine dai 5 ai 12 anni, perché è un progetto legato alle bambine tra i 5 e i 12 anni. Sarà un progetto tutto di estrema qualità, sia per il livello degli allenamenti che per il livello anche dei materiali scelti con Mizuno, che ci farà da partner, e con un ringraziamento particolare a Fortunato, che ci segue anche nel mio brand, e diciamo è veramente una famiglia che aiuta molto Mattino e che crede in tutti i progetti. E poi una cosa molto importante in questo periodo sarà seguito a livello medico e sanitario, sia per quanto riguarda tutte le regole Covid che per quanto riguarda le visite mediche, che sarà dove le bambine saranno tutte visitate con visite mediche sportive non agonistiche con elettrocardiogramma. Quindi cerchiamo di fare qualcosa, diciamo una novità e una cosa molto di qualità per quanto riguarda lo sport. Quindi direi di lasciare la parola all'assessore allo sport. Grazie Roberto, credo che tu abbia ben sottolineato l'importanza di questo progetto. L'amministrazione comunale con la giunta e con l'intero consiglio comunale hanno in questi anni sposato in pieno l'idea di sport a 360 gradi a tutti i livelli, quindi è una città molto attiva da questo punto di vista, e quindi ben venga anche il progetto della pallavolo, che vedo è stato realizzato minuziosamente in ogni suo particolare, grazie alla partecipazione attiva di una società ormai storica del nostro paese, che purtroppo non ha avuto modo di esprimersi di fronte ai suoi tifosi in questi ultimi anni, perché purtroppo la nostra città era carente di una struttura che potesse consentire diciamo lo svolgimento dell'attività della palla del volley, della palla del volley. Ma anche in questo caso, poi magari il sindaco lo sottolineerà dopo, e finalmente vediamo la luce in fondo al tunnel, quindi anche noi avremo la possibilità di avere una struttura al chiuso, grazie diciamo, al finanziamento della regione, che ormai ha avuto la sua conclusione con il bando, che ormai va verso l'affidamento dei lavori, e quindi finalmente anche i nostri sportivi che amano il volley potranno godere di questo sport nel proprio paese. Complimenti a voi, complimenti veramente alla Mattino Volley, alla persona di Marcello Puccio, di Sergio D'Amico, e in particolar modo in questo caso a Roberto Sergio, che ha comando domani, che noi accogliamo il benvenuto nella nostra città, e non mi resta che farvi in bocca al lupo con diciamo, la certezza che l'istituzione nostra, l'amministrazione comunale, mi sarà sempre vicino per qualsiasi esigenza. Grazie. Io ho già detto tutto l'assessore Romano, vorrei solamente aggiungere una cosa. Non possiamo che ringraziare questo gruppo di ideatori, soprattutto in questo periodo, sta dando particolare attenzione, un pensiero particolare a questa fascia d'età, e alle bambine soprattutto, sì, perché veniamo fuori da questo periodo, quindi non può fare che bene ai bambini, in questo caso alle bambine, però poi ripeto, le bambine soprattutto, diciamo dare questa occasione di stare insieme, e sicuramente questi sport di gruppo non possono che fare bene, perché insegnano ai bambini, alle bambine a fare squadra.
e se non si fa squadra non si va da nessuna parte, quindi io vi ringrazio innanzitutto per questo. Sì, abbiamo sottolineato le bambine, però... Sì, però anche i bambini, infatti, se ce ne sarà qualcuno, no? Sarebbe una cosa gradita, sì, perché più si è meglio è. Stiamo combattendo da anni, oggi prima parlavo con la signor sindaco e stavo dicendo che il sindaco di San Nicola ci ha dato il palazzo di San Nicola, pertanto ci appoggeremo lì per fare le categorie alte e poi anche i tornei delle ragazzine e ragazzini del 12, del 14 che mi ha visto a me. Ringrazio il Moro perché quest'estate mi ha tartassato. Io molte volte non andavo a quel paese, ma non perché volessi mandarlo a quel paese, attenzione, non mi fraintendete, perché avevo una serie di problematiche molto più ampie. Infatti nel momento in cui gli ho detto Roberto, ora sediamoci e organizziamo un attimino, lui era già partito, io non avevo fatto in tempo neanche ad avvisare la mia persona più cara che ho nella società da sempre, e quindi ci siamo. Però ho visto che Roberto, per quanto riguarda queste cose, molto molto bravo, e pertanto partiamo, speriamo che non ci chiudano, speriamo che non avremo altre problematiche, perché comunque i protocolli FIFA che sono già usciti, se ne è andata a dare un'occhiata, sono terribili. Però noi l'abbiamo fatto l'anno scorso, che è stato quello, facevamo 3 tamponi a settimana, ci è costato lì da niente, però purtroppo eravamo partiti e pertanto dovevamo finire. Quindi detto ciò, io spero tanto che possiamo partire bene e avere almeno un paio di palestrine per poterci, magari questa cosa noi la pianifichiamo successivamente. Grazie a tutti e passo la parola alla dottoressa. Io se c'è la parola alla FIFA. Sì, fidato a tutti, lo saprete che quel parte è un movimento d'opinione, perché è un'associazione composta da sole donne, quindi lo scopo è quello di valorizzare tutte le iniziative che hanno come protagoniste le donne. In questo caso hanno come protagoniste le piccole donne, che saranno le donne del futuro. Io non posso che approvare questa magnifica iniziativa, perché laddove si parla di accademia, di scuola, si parla di formazione a 360 gradi. E a mio avviso, ma credo che sia un po' visibile anche da voi, la formazione non riguarda soltanto l'aspetto fisico e quindi sportivo della bambina e dei bambini in questo caso, ma va a formare anche se la psiche, quindi il carattere delle bambine, perché laddove c'è uno sport di squadra si innesca quello spirito di gruppo, creando valori di solidarietà, collaborazione, che faranno i valori insomma, no, del futuro, e che faranno di queste piccole bimbe le grandi donne del domani, quindi come rappresentante di Fidata, quindi come sostenitrice delle donne, del ruolo delle donne nella società, non posso che apprezzare e fare i miei complimenti per questa magnifica realtà, perché poi insomma a mattino scuole di pallavolo non ce ne stanno, si deve sempre andare fuori paese, quindi è una realtà che ci mancava. Abbiamo la scuola calcio, no, non sono come qui a mattino, solamente per una grande struttura, forse schiedo scusa, non ero aggiornata, però sicuramente è un'alternativa alla danza, perché le bambine di solito no, vanno sempre a danza, lavorano a pallavolo, eppure sì, al piano è un'ottima alternativa per poter formare un vista, insomma, sportivo, che anche il sito di formazione per la vita, perché come dicevo si pensano poi, no, tutti quei meccanismi di spirito di gruppo che servono poi nella vita. Quindi veramente complimenti a chi ha ideato tutto ciò, speriamo che vada in conto bene insieme alla allora. Intanto grazie a chi ha organizzato tutto questo, quindi grazie a Roberto che da mesi parliamo di questa iniziativa, ma soprattutto non è questa l'iniziativa della conferenza stampa, che è di per sé importante perché lancia l'idea, ma chiaramente prima c'è tutto un lavoro e credo che sia stato fatto veramente bene. Un lavoro come è abituato a fare Roberto, sempre con tutti i crismi della perfezione. E noi siamo veramente contenti che parta questo progetto e che qualcun altro si affianchi al lavoro che da anni sta facendo la Volley di Matino,
e anche se purtroppo, come sappiamo, sono costretti ad essere una squadra itinerante, no? si è spostata in vari comuni della qua vicino, proprio perché la mancanza di strutture non ha permesso di rimanere qui a Matino. Come accennava prima l'assessore Romano, siamo in procinto di realizzarne una anche abbastanza diciamo capiente, molto importante, e quindi i lavori inizieranno, spero veramente proprio a breve, prima comunque di fine anno, per cui in pochi mesi dovremmo avere una struttura degna della nostra città. Non sarà un vero e proprio palazzetto dello sport, ma si avvicinerà molto, sarà una struttura molto grande, geodetica, e che comunque permetterà sicuramente a chiunque voglia fare sport, questo tipo di sport, il volley per esempio, di poter avere finalmente anche a Matino una struttura, appunto, come dicevo, degna della nostra città. E quindi i ringraziamenti, diciamo, vanno anche alla FIDAPA per la sensibilità. È nata, diciamo, a Matino da poco l'associazione, però si vede già, no, che la sensibilità rispetto al tema delle donne, che non è mai diciamo, è sempre bene riproporre quelli che sono appunto i temi delicati in questo periodo che stiamo vivendo, uno mondiale, che le donne dell'Afghanistan ci tengono veramente in ansia, e speriamo bene per tutti, perché effettivamente è un colpo al cuore, una ferita difficilmente da sanare, è questa, appunto, della discriminazione delle donne così forte, poi in maniera così forte. La città è vicina a tutte le associazioni, in questo caso lo dobbiamo essere ancora di più, perché la mancanza di struttura non ci permette, appunto, di ospitare, di dare quello che vorremmo, e cioè strutture adeguate, e come è giusto che sia. E io immagino, se i risultati che sono stati raggiunti da Matino Volley potevano essere sicuramente migliori e più importanti dal punto anche di vista se avessimo avuto già da tempo una struttura adeguata. Però non è tutto, perché poi non è la struttura che fa i campioni. I campioni, per fortuna, vengono fuori anche, o comunque gli atleti, i bravi atleti vengono fuori anche quando non c'è la struttura, e questa è la nostra più grande capacità. E infatti abbiamo visto anche nelle scorse Olimpiadi, piuttosto che in altri campionati importanti, anche a livello mondiale, che stranamente, forse dove mancano le strutture, poi arrivano anche addirittura i campioni. Però forse, sicuramente è così. E noi, ripeto, siamo impegnati, e l'impegno in questo caso è duplice, perché sia dell'assessorato allo sport, ma anche dell'assessorato che si occupa, appunto, dei minori, della tutela dei minori, perché abbiamo voluto sin dall'inizio dell'amministrazione puntare su un assessorato specifico, proprio perché ci rendiamo conto che, come diceva anche la presidente della FIDAPA, puntare sui ragazzi, sulle giovani leve, per avere poi gli amministratori, gli atleti, i cittadini del domani, è un qualcosa che è un dovere da parte di noi. Quindi applaudo l'iniziativa, e soprattutto vi chiedo tanta unità, perché la cosa più difficile poi dell'andare avanti è quando ci sono delle personalità importanti che vogliono dare il massimo, e che però poi è sempre difficile andare a proseguire su una strada di unità. Quindi questo vi chiedo, perché è molto importante, perché purtroppo si vede anche, no, a livello, diciamo, associativo, a qualsiasi livello, che c'è sempre e che manca a volte quello spirito di dire siamo tutti per un obiettivo. E questo invece, soprattutto quando si ha a che fare con bambini, noi dobbiamo dare l'esempio. Dobbiamo dare l'esempio, dobbiamo essere uniti e raggiungere gli obiettivi, che non devono essere per forza quelli di vincere i campionati, perché già vincere, stare, appunto, uniti, raggiungere
quella unità di intenti e quella, diciamo, quel fare compagnia che diventa poi fondamentale per la crescita dei nostri bambini e bambine che devono stare sempre al primo posto. Grazie. Grazie al sindaco, grazie a tutti. Come ha detto il sindaco, il nostro obiettivo è quello di fare un'accademia, non solo una scuola di pallavolo, che anzi nei 5 cruciali non ci saranno neanche i campionati, appena ci sarà il palazzetto si crescerà e faremo i campionati, ma sarà un'accademia. L'accademia serve per essere, per imparare l'educazione dello sport, che poi è l'educazione della vita, il divertimento, lo sport, la prima cosa deve essere il divertimento, poi l'educazione e poi stare insieme. Quindi noi ci impegneremo per far crescere le bambine dai 5-10 anni in questa accademia per portare la qualità e il divertimento. Speriamo che ovviamente, come ha detto le istituzioni, nei prossimi anni ci saranno anche le strutture per poter poi iniziare a fare un lavoro agonistica di portare un attimo la squadra di un attimo. Non solo all'accademia ma anche alla squadra. Grazie a tutti allora. Grazie.